Allora, oggi preparerò uno sciappetto con la farina di ceci, questa qui. Allora, so che molti mi chiederanno dove l'ho presa. La farina di ceci l'ho trovata al supermercato, nell'angolo dove si vendono lenticchie, ceci, e costa anche poco, comunque 1 o 2 euro. Allora, la farina di ceci ha un potere sgrassante e pulisce anche molto bene. Io questo shampoo lo faccio, diciamo, non tutte le volte, ma solamente quando ho la cute un po' più grassa, perché ha un forte potere sgrassante. Poi le altre volte comunque lo alterno con shampoo bio oppure con il co-wash. Gli ingredienti base sono comunque farina di ceci e acqua calda per sciogliere, quindi potete anche semplicemente prepararla così. Poi ovviamente ci sono sempre molte varianti e dipende un po' dalle persone cosa piace, potete aggiungere del miele. Io invece questa volta lo farò con la farina di ceci, acqua calda, dato che la farina di ceci ha un odore che può comunque non piacere, potete metterci o degli oli essenziali o come ho fatto io, ho messo nell'acqua bollente per bollire delle bucce di limone, potete mettere anche delle bucce di arancia, in modo che comunque il composto prenderà comunque l'odore del limone o dell'arancia. Ci metterò dell'aceto, il mio Gassul, e qui dentro c'è il mio MM neutro. Vediamo un po' come preparerò. Dovrò un po' abbassare la telecamera, quindi non mi vedrete. Allora, prendo 3 cucchiai di farina di ceci. Vi ricordo di utilizzare sempre cucchiaini di plastica e contenitori di plastica o comunque di porcellana quando utilizzate sia l'ENE che il Gassol, non di metallo. 2 cucchiaini di ENE neutro. Mezzo cucchiaino di Gassol. Mischio un po' tutte le polveri. Vi ripeto che comunque questo shampoo può essere anche fatto solamente con farina di ceci e acqua, oppure aggiungerci del miele. Quindi se comunque non avete in casa queste cose va benissimo lo stesso. Io ci metto l'ENE perché voglio comunque rinforzare i capelli. Un cucchiaino di aceto di mele. Aggiungo un po' l'acqua bollente dove ho fatto praticamente, ho messo le bucce di limone, quindi diventava un po' giallina, un po' alla volta, fino ad ottenere comunque una la consistenza che più desiderate. Io la preferisco comunque abbastanza liquida, quindi la farò comunque liquida. Quindi aggiungerò ancora dell'acqua, però se voi vi trovate bene così potete anche lasciarla così. Questo composto va applicato sui capelli umidi, massaggiato, e poi dopo qualche minuto, lasciate agire qualche minuto, va risciacquato. Ok, vedete? È abbastanza liquido in modo che distribuirlo sulla cute in modo più semplice. Come al solito ho fatto comunque una quantità esagerata di shampoo, però vabbè, comunque meglio così. Dato che comunque
la farina di ceci lascia i capelli un po' troppo, dato che è sgrassante, lascia i capelli non molto idratati. Dopo vado ad utilizzare questo balsamo, che vi ho già parlato, della Verde Sativa, che è il balsamo bio più districante che ho utilizzato fino ad ora. E quindi, diciamo, in questa situazione andrà benissimo questo balsamo qui. Penso comunque di aver detto tutto quello che c'è da sapere sulla farina di ceci. È molto semplice sia da provare sia comunque da preparare varie ricettine. E se comunque avete dubbi, non esitate a chiedermi. Vi abbraccio, ciao!